Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Proprio in questi giorni Barbarella ha partecipato al Festival della TV di Dogliani, dove si è resa autrice di alcune confessioni. Prima di entrare nel vivo dell'argomento però, è doveroso fare un accenno ad un'altra questione su cui la D'Urso si è espressa a chiare lettere. Stando alle sue parole, la fiducia da parte di Mediaset nei suoi confronti non è mai venuta meno, smorzando così le chiacchiere di chi asseriva al fatto che l'azienda televisiva con sede a Cologno Monzese avrebbe voluto disfarsi della sua figura. Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro non è che uno dice la D'Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava. Vedremo. No. Ecco che allora hanno scritto, la D'Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l'ha cacciata a calci in CEO. E io leggo, questi fanno click e visualizzazioni, ha affermato la nota presentatrice campana che, tuttavia, riesce con grande diplomazia a farsi una risata su tali falsità. Barbara D'Urso, l'annuncio clamoroso della conduttrice Mediaset. Alle parole riportate poc'anzi, la showgirl di Napoli ha aggiunto un'ulteriore considerazione, io leggo e rido. Io potrei tranquillamente fare un tweet a 1 milione di persone. O una storia su Instagram, ho 3 milioni, e dire no guardate non è così. Però io taccio, sorrido e dico mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di mera fanno che sono ossessionati? Quindi sì. Faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva a Mediaset da 23 anni. Sempre nel corso della sua ospitata al Festival della TV di Dogliani, la stimatissima conduttrice televisiva ha rivelato la presenza di un nuovo progetto nel suo futuro. Barbara ha infatti annunciato di essere stata contattata dalla Lewis Business School, una famosa università situata a Roma che viene riconosciuta anche a livello internazionale. Nel dettaglio, alla showgirl è stata offerta una cattedra di docenza su social e TV. In questa maniera dunque, i numerosi sostenitori della D'Urso avranno modo di vederla in un ruolo del tutto inedito, anche se per il momento la donna non ha fornito altri dettagli in merito a questo compito che l'attende. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.